terza giornata del girone A del campionato di Lega Pro. Questi i risultati, 5 partite nel corso della prima parte del pomeriggio. Partite iniziate alle 14.30 a Cremona, e quindi vittoria esterna del Piacenza, gol di Scalfini e doppietta. 19.03, buona serata, il nostro salotto amaranto del lunedì, la nostra copertina, probabilmente lo speaker di Lucca sarà ancora lì a riepilogare gli ultimi risultati e la classifica, addirittura a presentare la prossima giornata, visto che insomma questa sua dote di intrattenitore, anche al di là del ruolo tradizionale dello speaker. Comunque, a parte questo, un pareggio in rimonta per l'Arezzo, un Arezzo che continua a segnare molto, continua però a subire anche gol indubbiamente evitabili, anche ieri insomma un primo tempo non particolarmente convincente in cui la formazione amaranto ha concesso due reti, per fortuna poi il contestatissimo calcio di rigore ha riaperto la gara, un secondo tempo ad altissimo livello dal punto di vista sia dell'agonismo ma anche insomma dei continui attacchi dell'Arezzo ha permesso di pareggiare questa gara, una gara che però considerando anche il momento, l'abbiamo visto poi dopo aver riaperto la partita della Lucchese, era lecito insomma attendersi qualcosa di più dall'Arezzo, peraltro in una giornata in cui gli amaranto con la vittoria sarebbero trovati al secondo posto a pari merito con la Cremonese che era caduta in casa con il Piacenza, era caduto anche il Livorno in casa dell'Olbia e quindi insomma era una giornata che poteva come dire, fare molto comodo anche per le ambizioni di altissima classifica dell'Arezzo. Vi faremo ascoltare e vedere tante cose, compreso alcune novità che probabilmente sono derivate oggi da un incontro tra il Comune di Arezzo e l'Arezzo Calcio, l'US Arezzo. Ci collegheremo con l'assessore Lucia Tanti nella seconda parte. Saluto Matteo Marzotti. Buonasera. Con il quale ieri appunto eravamo a Lucca e poi ritrovo Riccardo Bonelli, collega di Pianeta Amaranto. Buonasera. Ciao, buonasera. Grazie. Riccardo, parto da te. Riccardo, come vedi questo punto che arriva da Lucca? Era una partita insomma alla vigilia sulla carta assolutamente insomma alla portata per tanti motivi, no? Poi si è messa male, quindi alcuni dicono vabbè alla fine l'Arezzo insomma è riuscita a recuperare una gara che era partita molto male. Ma io parto da due considerazioni, ecco, non capisco chi dice da come si era messa il 2-2 è un risultato che ci fa comodo, è un risultato buono, oppure vedere in questa partita il bicchiere mezzo pieno. Questa era una partita che, vista l'andamento altalenante, è stata giocata male per 60 minuti e bene per 30 minuti. 30 minuti di calcio veramente bello da parte dell'Arezzo. Io penso che se la partita fosse durata altri 10 minuti, la Lucchese non ne aveva più per tanti motivi, anche perché col riassetto tattico deciso da Sottili, insomma, la Lucchese era in sofferenza piena, insomma era praticamente un fortino che dopo si stava disgregando con le due mezze ali che avevamo dalle parti. Vediamo un'immagine, alcuni scatti dal sito dell'Arezzo, dal sito ufficiale. Ecco, questo è il contatto tra il portiere Nobile e Polidori. Ci sono state ovviamente delle polemiche, c'è anche un altro scatto subito dopo. Chiaramente in presa diretta ad alcuni è sembrato rigore netto, ad altri non è sembrato, che ovviamente questo episodio ci sono state le polemiche, in particolare del presidente della Lucchese Bacci, che ha fatto i complimenti all'Arezzo, è la migliore squadra che abbiamo affrontato fin qui, però ha detto abbiamo subito anche oggi un'ingiustizia, il prossimo anno ha detto oltre ai giocatori insomma ha fatto intendere che dovrebbe comprare anche probabilmente gli arbitri, vabbè, un po' un'esagerazione, però l'episodio ha cambiato la partita. Che cosa ne pensi, Matteo? Ma credo che l'episodio abbia facilitato quella che era la rincorsa dell'Arezzo verso il pari. A mio avviso, non mi vergogno di dirlo, credo che sia stato un rigore più, non dico dubbio, ma semmai generoso, proprio perché i dubbi non ce ne sono. Il contatto, a nostro avviso, perlomeno a me e agli altri colleghi, insomma, come eravamo ieri su a Lucca, non è sembrato che ci sia stato. Però, insomma, è sicuramente un rigore che ha premiato
e ci sta nel calcio la furbizia in attaccante come Polidori, che ha sfruttato al meglio questo lancio un po' lungo di Moscardelli. E alla fine è stato anche il rigore, no, che ha permesso a Moscardelli di sbloccarsi, ma soprattutto è stata la palla, è stata l'occasione che ha permesso all'Arezzo, che fino ad allora aveva creato pochi pericoli alla fine, perché è stato un Arezzo che ieri, dopo che ha incassato il gol, pur avendo un centrocampo di palleggiatori con Radi, Foglia e De Feudis, con Corradi e Foglia che hanno fatto bene, anzi Foglia credo sia il più continuo da quando è iniziata la stagione ad ora, è sempre stato un centrocampo, quello di ieri, che è sempre stato scavalcato dai lanci lunghi della difesa verso le punte, quindi la qualità di quel centrocampo dell'Arezzo, che forse è più adatto a creare che non a fare filtro, non è stata sfruttata. E appunto c'era difficoltà nell'andare al tiro. Quel rigore cosa ha fatto? Quel rigore ha permesso di sfruttare al meglio l'occasione, accorciare le distanze e far sì appunto che l'Arezzo potesse accorciare, appunto portarsi su 2-1 con ancora tanti minuti da giocare, e nonostante un gioco che a me personalmente ieri nel primo tempo e comunque anche fino al vantaggio, fino al 2-1, non è che proprio sia stato bellissimo, insomma, quello dell'Arezzo. Insomma, alla fine l'Arezzo si prende questo rigore che è servito ad accorciare le distanze, consapevole però che ci sono dei limiti e alcune cose che andranno riviste. Allora, la regia intanto ci fa vedere la classifica. Chiedo a Riccardo questa posizione, poi magari anche con Riccardo commenteremo l'episodio, che poi è un arbitraggio che ha scontentato un po' tutte e due, tanto che a un certo momento Sottili e Galderisi, anche per la vicinanza delle panchine, si sono abbracciati, come dire, insomma, l'arbitro insomma, ha scontentato tutte e due. C'è stato anche forse un fallo su Florio che era lanciato, chissà, dentro, fuori aria, comunque sia. Vediamo l'Alessandria che continua a prendere il largo, che rischia un po' di fare quello che ha fatto la Spal l'anno scorso. Le altre, con la sorpresa viterbese, che è la squadra che ha subito un solo gol, è la miglior difesa di tutto il calcio professionistico, un solo gol subito fino a questo momento dalla Viterbese, e quindi è una formazione che vedremo insomma quanto potrà durare. Le altre mi sembra che ci sia, lo dimostra anche la sesta posizione Renate, la settima del Gian Erminio che ha fatto gol Bruno anche ieri, il Piacenza che vince in casa la Cremonese. Mi sembra, Riccardo, tolta l'Alessandria, ancora non sono molto chiari i valori. È un campionato che ancora da definire i propri valori. Sono squadre che partono sempre lanciate e che nel corso della stagione poi magari rallentano, sull'aria dell'entusiasmo ora stanno facendo risultati, e squadre che come la Cremonese, lasciamo stare l'Alessandria che è un caso a sé, o come il Livorno ancora peccano di continuità, e il loro assemblaggio è come per l'Arezzo anche ancora in via di essere, quindi non sono squadre ancora competitive al 100%, ma sicuramente verranno fuori alla distanza. Nell'arco del campionato e alla fine del girone d'andata vedremo già le vere forze del campionato. Prima di sentire Sottili, dice la tua, Riccardo, anche su questo episodio che è stato molto contestato. Secondo Calderisi, senza il rigore, ha detto l'ex allenatore dell'Arezzo, senza il calcio di rigore l'Arezzo non avrebbe avuto questa facilità nel riaprire la partita. Dici pure come lo vedi, secondo te, come l'hai visto l'episodio del rigore. Sì. Come l'hai visto, era rigore? E se ha ragione Calderisi nel dire che senza l'episodio l'Arezzo non l'avrebbe riaperta? Ma le partite sono fatte di episodi, come se per esempio non avessero fatto quei due errori difensivi, non credo che la Lucchese avesse avuto e ha avuto grandi occasioni per presentarsi davanti a Benassi. Il rigore è generoso, ora dire che è scandaloso no, perché se no andiamo a vedere il rigore con cui la propria scienza ha battuto il Pontedera, e allora se facciamo il raffronto tra i due rigori, quello è scandaloso e quello dell'Arezzo è generoso. Lì è stata un po' imperizia del portiere, secondo me, perché il portiere bastava che accompagnasse il pallone che stava andando verso l'esterno senza buttarsi, non avrebbe dato adito neanche a Pulidori di intervenire su quel pallone. Ha avuto un po' questo gesto di imperizia, ha messo magari l'arbitro nelle condizioni di valutare nel giro di un istante se c'era l'impatto o no. Rivisto, l'impatto non c'è stato, però a velocità normale sinceramente qualche dubbio c'era.
Sì, presa diretta effettivamente. E l'arbitro ha avuto la presa diretta come l'abbiamo avuta noi. Sì, un errore di gioventù di questo portiere che debuttava ieri, prima presenza per Nobile, dopo l'esperienza al Matelica, dove aveva pagato 7 rigori su 9, con Moscardelli non c'è stato niente da fare, che era completamente spiazzato, lì probabilmente ha peccato sia all'inizio dell'azione, perché secondo me se l'era abbastanza allungata, cioè la palla di Moscardelli era un po' lunga e quindi probabilmente se fosse uscito oppure l'accompagnava verso il fondo e probabilmente si sarebbe salvato. Sottili, che non commenta tanto il rigore, ma diciamo un po' come l'Arezzo ha affrontato anche la partita, sentiamo cosa gli è piaciuto e cosa non gli è piaciuto. I gol sono stati subiti il primo a rete di Orazio, un cross che molto probabilmente andava fuori, l'ha deviato, e al di là dei gol di come sono stati subiti, non è quello, è che il primo tempo proprio è stato l'atteggiamento non consono a questa squadra, e noi non ce lo possiamo permettere, c'era già successo in passato ed è stata l'ulteriore testimonianza, e la fatica che abbiamo dovuto fare per recuperarla poi la potevi anche vincere, perché se abbiamo fatto due gol per parte ma e ci abbiamo messo anche due pali noi, e questo un pochettino pesa, al di là delle parate anche importanti del loro portiere, che ha comunque ben figurato. Però sta di fatto che noi dobbiamo ripartire da questo secondo tempo, che a tratti è stato forse la miglior frazione fatta finora. Abbiamo messo alle corde un avversario sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico, sarebbe stato tanta roba riuscire a completare la rimonta, riuscendo poi dopo nel finale anche eventualmente a trovare il terzo gol. Sta di fatto che dopo il secondo, nei minuti finali, abbiamo pagato un pochettino, ci siamo allungati, non siamo più riusciti a dare quella pressione lì, hanno smorzato in maniera egregia, credo, la nostra pressione. Però l'analisi è questa: un tempo ciascuno, dove entrambe le squadre hanno legittimato nei due tempi i vari vantaggi, i rispettivi vantaggi. Purtroppo noi ci mettiamo anche due pali, e quelli probabilmente, visto che si parla sempre di episodi che decidono sul risultato, ciò non toglie la prestazione dei due tempi, che è completamente diverse, però in questi episodi sicuramente oggi siamo ancora una volta in credito con la fortuna. Ecco, tra l'altro nel primo tempo ha rischiato la squadra con il rombo al centrocampo, un esperimento rimandato? No, non è rimandato assolutamente, è una soluzione che per i giocatori che abbiamo la possiamo fare, ma se non è andata bene è solo esclusivamente demerito mio, colpa mia, i giocatori non hanno nessuna responsabilità, dovevamo avere lo stesso atteggiamento, non è questione di sistema di gioco, se avessimo avuto lo stesso atteggiamento nel secondo tempo, tant'è vero che abbiamo trovato il gol quando ancora eravamo a rombo, non quando siamo passati, ciao Nicola, quando siamo passati col sistema di gioco diverso. Lì ho voluto gente fresca che potesse saltare l'avversario nell'uno contro uno, dare un pochettino di più pressione ai nostri avversari, soprattutto agli esterni che mi sembravano in difficoltà nel contenere giocatori di gamba, giocatori di spunto, e così è stato. Quindi se la squadra non ha fatto bene nella prima frazione, non troviamo l'alibi del cambio di sistema di gioco. È colpa mia che non ha avuto la capacità di esprimersi con quella cattiveria agonistica come l'ha fatto nel secondo. Punto e stop. Allora, non è un alibi il sistema di gioco. Vediamo la formazione come era stata messa all'inizio da Sottili, poi cambiata con l'ingresso di Arcidiacono e di Yangà. In particolare, ecco, non ci si attendeva Matteo, magari Erpen dall'inizio, e comunque questa specie di combo che è stato proposto dall'inizio e che poi, visto che la Arezzo era sotto 2-0 e serviva spinta sulle fasce, e che poi è arrivata con Arcidiacono, servivano due giocatori, no? di altro tipo di caratteristiche.
Partiamo da un presupposto, no? Dalla conferenza stampa di Sottili prepartita. Sottili si aspettava il modulo della Lucchese, si aspettava che la Lucchese giocasse a tre, non si aspettava questo centrocampo. Secondo Sottili la Lucchese avrebbe giocato 3-5-2 o in alternativa 3-5-1-1 con Fanucchi. Quindi Mingazzini play basso davanti alla difesa e il resto della squadra. In realtà cosa ha fatto Gaddelisi? Ha tolto il play basso, ha messo 1-2-3 quartisti alle spalle di Forte. Perché Sottili aveva scelto questo modulo? Aveva scelto questo modulo che in alternativa al massimo poteva essere il 4-2-3-1, proprio perché Sottili voleva che il nostro trequartista andasse sempre sul play basso loro a togliere la manovra. Invece Gaddelisi, togliendo il play basso, cosa ha fatto? Ha messo Bruccini che andava su De Feudis che doveva impostare l'azione, quindi l'Arezzo ha perso quello che doveva, il mediano che doveva prendere palle, il ragionatore, e quindi si andava per lanci lunghi a un certo punto. Dall'altra Mingazzini prendeva Erpen, quindi la seconda palla sulla sponda della punta non c'era mai in quel momento. Non è un modulo sbagliato, come ha detto Sottili, perché alla fine con questo modulo qui noi abbiamo vinto con il Siena, abbiamo recuperato una partita. Era il modulo che era dettato dal fatto che Foglia, come detto, da Carrara in Team K oggi non ha sbagliato una partita. La difesa 4 è un marchio di fabbrica. De Feudis aveva fatto bene con tutto cuoio. Corradi aveva fatto bene con tutto cuoio. Erpen serviva perché è una personalità che districasse le punte. Moscardelli serviva per dare peso e centimetri anche in fase difensiva. Polidori è una punta che segna, non la puoi togliere, è chiaro che dopo non potevi fare altrettanto. Penso che le scelte siano state queste. Anche se io faccio una considerazione da grande squadra come penso sia l'Arezzo, perché Sottili ha dovuto impostare la squadra secondo la squadra che faceva Gaddelisi e non il contrario? Cioè, perché non imporre la propria formazione e forse Gaddelisi a dover fare delle variazioni tattiche? Ecco, questo magari. Perché Gaddelisi ieri, se perdeva, si giocava la panchina, perché era costretto a fare la partita. Però se la sta giocando uguale, perché io penso che la peggio squadra della Lucchese, però non l'abbiamo vista, sinceramente, e quindi ecco che il pareggio assume ancora un valore più basso. Un pareggio poi essendo andato sotto 2-0, tra l'altro, insomma, due gol che aggrava il bilancio, è vero che l'Arezzo, diciamo, ha sostanzialmente il miglior attacco, però prende veramente tanti gol, poi magari ne parliamo. Vediamo come il presidente Ferretti ha diciamo, preso la situazione, la partita di ieri, come al solito curiosiamo nella sua pagina Facebook. Prima c'è, cioè, un grazie ai tifosi, questa non era la foto ovviamente di Lucca. Vediamo anche poi un altro più chiaro: noi siamo i più forti. Allora, Arezzo, insomma, un Ferretti che si sente abbastanza convinto della forza della squadra. Ci fermiamo un secondo, poi nella seconda parte sentiremo anche Moscardelli, Luciani, ci collegheremo con l'assessore Lucia Tanti, vedremo anche le immagini della Berretti e anche la rosa del Propiacenza, che è il prossimo avversario, tra poco. Eccoci tornati, e allora stavamo parlando anche dei gol subiti. L'Arezzo ne ha subiti 8 in campionato su 6 gare giocate, più dobbiamo aggiungere, se vogliamo, i 3 anche nelle due gare di Team Cup, che vabbè è un torneo a parte, però insomma fanno testo anche questi, quindi siamo a 11 gol subiti su 8 gare. Gol peraltro, cioè ieri ci sono state questa parabola di Terrani, che poi negli spogliatoi avete sentito Sottili ha detto c'è stata una deviazione di Erpen che era in marcatura su Terrani, però anche rivedendolo io questa deviazione, cioè non sembra poi neanche la palla che cambia. Il secondo gol ha detto è stato De Feudis che l'ha toccata, sì. Però non, cioè personalmente non l'ho vista così evidente, però sicuramente può darsi, insomma, che ci sia, insomma, loro dal campo l'avranno vista sicuramente meglio. Perché la palla, cioè, ha preso sicuramente una gran velocità e più che altro si è abbassata, all'improvviso. Sì. Quindi comunque sia, insomma, è sicuramente un errore, insomma, poi, e anche quello dopo, perché Sirri che Sirri si è perso, non è nuovo, sì. Cioè, abbiamo visto altre incertezze, no? Anche in passato. È recidivo. Quindi sono errori singoli, anche il gol alla distrazione col tutto cuoio, no? Sulla punizione, la palla arriva in piena a Schichilazze che fa gol, insomma. Sono anche il gol quello al Siena, no? Sempre su un rilancio sbagliato. In pratica, se tu guardi, l'Arezzo ha il miglior attacco
è una delle peggiori difese. Sì. Però sono due cose che non sono, cioè uno dice vabbè, una squadra votata all'attacco, è logico che prenda i gol. I gol invece presi sono frutto di non di errori di reparto, ma errori di singoli. A parte, io catalogo soltanto due gol per bravura, quelli presi con il Como. Per il resto sono tutti errori dei singoli giocatori, quindi non di reparto, quindi è una situazione che potrebbe sicuramente migliorare a breve. Non è un, secondo me non è un problema, ecco. Perché poi appunto sembrano episodi, poi speriamo che non diventino... Sì, diciamo che c'è il leitmotiv, sempre centralmente, sì. L'arresto viene sempre preso in contropiede o sempre centralmente. Difficilmente va in sofferenza sulle fasce. Sentiamo allora Luciani e poi anche l'analisi di Moscardelli, che ha segnato sul calcio di rigore il primo gol con la maglia dell'Arezzo. L'ultimo gol ufficiale l'aveva realizzato nei play-off nella gara tra Lecce e Foggia del passato campionato. Sentiamo. Senza dubbio quello che dice il mister è legge, se lui ha parlato di determinate cose non sono io qui a dire magari il contrario e devo per forza dargli ragione, perché io faccio ciò che mi dice lui, no? Come un bambino viene educato quando un genitore si è piccolo e gli dice quello che deve fare, io sono così, cerco... Vabbè dai, quello che è successo per la partita, diciamo che sono stati due episodi abbastanza negativi verso di noi, perché il tiro di Terrani deviato da Orazio è andato sotto al set, l'altro tiro non so deviato da chi, dal polpaccio mi sembra di De Feudis, sbattuto sul palo è andato a rete, abbiamo cercato di attaccare e alla fine siamo riusciti a pareggiarla e magari un pizzico di, non fortuna perché non credo nella fortuna, magari un pizzico di tiro più nello specchio della porta, magari avremmo fatto gol il 3-2 e quindi saremmo qui a parlare di una grandissima vittoria. Loro venivano da un periodo abbastanza negativo, conosco benissimo l'allenatore che ho avuto, e loro erano tutti pro l'allenatore e lottavano anche per lui. Noi siamo riusciti a strappare un punto d'oro, però per come è andata la partita diciamo che siamo più che soddisfatti. Potevamo anche vincerla verso la fine, ma il pareggio ha detto che ci prendiamo un punto e andiamo via. Ecco, un Arezzo che comunque ha confermato di avere grande qualità, no, offensiva. Beh sì, abbiamo dei giocatori in attacco che non sto qui ad elencare la loro potenzialità e il loro rendimento anche nelle scorse stagioni. Quindi sta a noi magari dietro metterli a proprio agio e cercare di fargli fare ciò che loro fanno, ovvero il gol. Sono contentissimo per Mosca che si è sbloccato, sono contentissimo per Poli che ha la terza marcatura. E va benissimo così, continuiamo, già pensiamo a domenica, c'è una Propecenza che ho già vinto, quindi dobbiamo continuare questo trend positivo cercando magari anche di venire a fare risultato anche fuori casa, perché non ce lo nascondiamo, non facendo passi falsi cioè possiamo rimanere lì avanti. Qualche rimpianto sicuramente è dir poco, perché siamo partiti male al primo tempo e quindi non siamo contenti sicuramente. Va bene il risultato che abbiamo rimontato, però ci aspettavamo e volevamo fare sicuramente meglio. È andata così, la reazione è stata buona, prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto, e però dobbiamo ricominciare subito a lavorare forte per migliorare quelle cose che oggi non sono andate. E questo è stato importante per te anche segnare quelle a rigore, il primo gol stagionale? Sì, era importante per la squadra e per il momento della partita, quindi c'era ancora tanto tempo, era importante segnarlo, quindi sono contento che è andata bene, però cioè, ancora non sono soddisfatto, devo cercare di arrivare più volte al tiro e creare più occasioni importanti, quindi lavorerò per questo. Ecco, tra l'altro oggi Sottile ha proposto un rombo a centrocampo con Erpen alle spalle tue di Polidori, chiaramente non è stato un gran primo tempo per Diego, ecco, sia proprio un modulo sul quale si può ancora insistere. Ma sì, perché quello che non ha funzionato non è stato il modulo, avevamo preparato così, dovevamo fare le cose che abbiamo preparato, non ci siamo riusciti, quindi la questione era più di testa e dobbiamo lavorare su quello, però perché si è visto che ce l'abbiamo, perché quando c'è da tirare fuori gli attributi l'abbiamo fatto, però lo dobbiamo fare dal primo minuto. Ecco Davide, è innegabile che questa è una squadra che abbia grande qualità, soprattutto offensiva, però in queste prime giornate no, tante volte magari siete andati sotto, poi comunque avete avuto anche la forza di recuperare, manca forse no, la continuità sempre nei 90 minuti, è una questione solo di testa dove si deve lavorare.
Ma sì, certo che poi continua per 90 minuti, però è difficile da mantenere perché c'è anche un avversario e magari ci sono anche meriti dell'avversario, perché se no altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Quindi sicuramente dobbiamo migliorare, siamo stati sfortunati sui due gol perché ci sono state due deviazioni, magari però un po' più di attenzione anche sul secondo, c'è stato un rimbalzo fasullo che ha fatto passare quella palla. Un rimbalzo fasullo, dice Moscardelli, che però diciamo gli è un po' stata rubata la ribalta, no? da Polidori, perché sta facendo, a chi ha fatto una partita enorme, cioè tutte, più o meno in tutte le occasioni che ha avuto l'Arezzo c'è comunque la sua firma, ed è l'attaccante, lo ricordavamo la scorsa settimana, che l'Arezzo ha voluto fin dai primi 6 battute del mercato. Ti sorprende Polidori dal punto di vista scusa un attimo perché poi lo andiamo dopo questo discorso. Saluto l'assessore allo sport Lucia Tanti, buonasera Lucia. Buonasera a voi. Allora, il motivo della chiamata è perché avevamo letto appunto sulla pagina Facebook dell'assessore che oggi era previsto un incontro con l'Unione Sportiva Arezzo e quindi ci è venuta curiosità, che cosa si può sapere di questo incontro, che credo sia andato bene. Sì, è stato un incontro molto positivo insieme al sindaco, al presidente Ferretti, ad Andrea Riccioli e me, e abbiamo sostanzialmente fatto una sorta di cadenzario programmatico circa i rapporti tra l'amministrazione e l'Arezzo, partendo dall'approvazione in commissione e domani l'altro in aula della variante che permetterà veramente di poter potenziare da un punto di vista commerciale lo stadio, e quindi stiamo procedendo in quella via della concessione che permetterà all'Arezzo di ottimizzare al massimo l'utilizzo anche dell'immobile, così come funziona in tutte le concessioni. Quindi la prima scadenza è l'approvazione in aula della variante, la seconda scadenza è la firma della concessione, che di fatto è già pronta, manca soltanto qualche aspetto tecnico. E comunque prima ci vuole la variante, altrimenti sarebbe una concessione vuota, e successivamente poi tutti gli altri aspetti collegati anche alla questione del Chimere, quindi appena possibile lo sblocco di quei campi che potranno essere utilizzati dalla prima squadra. Quindi direi ottimo incontro, clima, se fossimo nella meteorologia diremmo di pienissima estate, la volontà di tenersi per mano per molto tempo e soprattutto la consapevolezza che esiste una società che investe molto e molto bene nella città di Arezzo. Ecco, per questo sblocco dei campi che sono tornati al comune quelli ex Chimera, alle caselle, è difficile immagino fare una previsione di tempi. Ci si fa entro l'anno, si parla di l'anno nuovo? Spererei proprio di sì, spererei proprio di chiudere l'anno, però insomma ci sono dei problemi urbanistici non secondari che stiamo già mettendo in ordine, non voglio essere troppo ottimista, ma insomma diciamo che ce la mettiamo tutta perché possa essere entro l'anno. Ecco, con quale formula andrebbero all'Arezzo? Ma noi faremo una gestione diretta di quei campi e l'Arezzo è sostanzialmente il soggetto che cronologicamente ha chiesto per primo l'utilizzo, quindi è chiaro non è l'unico, però si va in ordine cronologico e su questo l'Arezzo è arrivato prima. In che condizioni li avete trovati? Insomma, i campi non sono messi malissimo, ciò che non è granché è tutto quello che c'è intorno, cioè c'è una serie di problematiche legate all'urbanistica e quindi vanno sistemati, insomma va perimetrato ciò che si può utilizzare e ciò che no, ma i campi si possono assolutamente utilizzare. Quindi insomma sono sostanzialmente... Io lo sapete, sono una rigorista, quindi le regole si rispettano al dettaglio, c'è da fare questo lavoro e il tempo che ci vuole ce lo mettiamo, correndo al massimo, facendo le cose a modo. Ecco, la scorsa settimana tra l'altro il TAR ha sostanzialmente dato ragione, no, al Comune di Arezzo anche sull'altra vicenda del campo Dante. Sì, ma io di questo ne parlavo prima, non ne parlo ora, può capitare insomma. C'è un rapporto talmente tanto consolidato e positivo che anche se c'è qualche piccola nube facciamo conto che non ci sia, quello è superato insomma, non è neanche mai stato un problema da parte nostra.
Il presidente come l'ha visto? L'ha visto soddisfatto? Informissima. Sì, informissima. E ho visto un presidente che, investendo davvero come sta facendo nella squadra, fa un investimento nella città. E quindi su questo c'è un, come dire, una condivisione piena. Quindi insomma, dà la sensazione di progetti a lungo termine. Sì, assolutamente sì. Bene, io ringrazio Lucia Tanti, assessore allo sport del Comune di Arezzo. Buona serata, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Allora, tra l'altro tra poco vedremo il servizio sulla Berretti che gioca alla Nave, ci auguriamo, non ce ne voglia, il buon Mario Agnelli, sindaco di Castiglione Fiorentino, ci auguriamo che insomma presto queste partite le possiamo vedere proprio alle caselle, insomma, per vari motivi, insomma. Potrebbe essere la destinazione ideale qui alle caselle, qui dico perché è qui vicino a noi, delle caselle? No, anno, quindi tra lavori e tutto io penso che fino alla prossima stagione, ecco, tu sarà, sei più realistico, insomma. Sarà difficile poterne non entrare in possesso ma renderli operativi, perché poi cioè, sono stati fermi, quindi non so, il problema è che la gestione diretta sarebbe fino a giugno del prossimo anno, quindi a quel punto andrebbero a bando un'altra volta le strutture, e quando c'è i bandi, visto, non si sa mai come vanno a finire. Sì. Quindi realisticamente dici te potrebbe essere, ma secondo me sì. Si parla di fine anno come presa possesso, poi tra lavori e tutti, cioè, di solito c'è sempre da fare il doppio di quello che si ipotizza all'inizio, quindi. Comunque pare che insomma, è tornata un po' la pace tra le parti. Ma sì, anche perché poi insomma l'atto l'abbiamo sentito, era una convenzione, era un atto che insomma sì, l'aspettavamo da inizio giugno, poi spostato a fine giugno, quindi penso che questo era anche un atto dovuto per iniziare a sbloccare quelli che sono anche determinati lavori che si vedono lì intorno allo stadio, sia fra negozi, uffici, il nuovo merchandising che dovrebbe arrivare a giorni, quindi insomma una firma più che dovuta. Fa piacere comunque sentire che perlomeno il dialogo c'è e il presidente è in forma. Allora, vediamo a proposito dei campi cosa è successo alla Nave con la prima partita, perché comunque vada questa gara sarà ricordata perché sarà la prima gara da allenatore di un nome che solo pronunciarlo insomma ci ricorda delle bellissime emozioni, Elvis Abruscato. Vediamo i gol. È il debutto di Elvis Abruscato sulla panchina della Berretti Amaranto. Berretti Amaranto che nella passata stagione si è laureata vice campione d'Italia dopo uno straordinario cammino che l'ha portata fino alle finalissime per il titolo nazionale. Una Berretti Amaranto che dunque ricomincia con un nome eccellente, soprattutto un nome a cui sono legatissimi i tifosi dell'Arezzo, quello di Elvis Abruscato. Quindi attenzione, uno contro uno con Centonzi, ancora Fiorindi, pensa forse al tiro, a parte un tiro diventa un assist per Rampelli che porta in vantaggio l'Arezzo, il primo gol della stagione targato Elvis Abruscato e di Rampelli. Dalla conclusione di Fiorindi è nato l'assist per Rampelli che si è trovato in piena area di rigore. Ora a Fiorindi poi prova il gran tiro dalla distanza, c'è la papera sulla conclusione improvvisa di Salvestroni, il portiere Serafini se l'è lasciata passare. Arezzo che a parte Fiorindi è tutto a coprire, parte il pallone sotto porta, c'è il palo e il gol. C'è il palo e il gol dell'1-2, la Lupa Roma dunque accorcia le distanze direttamente su calcio d'angolo con questa deviazione che è stata di Sarrocco. Attacca subito però il nuovo entrato Bellisti, rigore, finisce giù, attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore, 19 secondi, sta urlando di dolore Bellistri, ammonito Bonfini, pronto Gambale, destro di Gambale, imparabile, è il pareggio della Lupa Roma dopo due minuti di gioco, scivolata Bellistri e poi fallo di Perugini, calcio di punizione, proteste anche dal pubblico, ancora qualche parole, intanto c'è Zwiderkowski, attenzione, giallo per Zwiderkowski, già ammonito, espulso. Espulso Zwiderkowski che è andato a urlare, c'è un altro espulso. Attenzione. Espulso anche
Bellistri, credo. A sinistra San Rocco che a destra Pace, superati con molta facilità. Metollico va il pallone al portiere, la palla sta andando in rete, ci va! Ci va per il vantaggio dell'Arezzo, 3-2. Metolli ha trovato la deviazione buona con il portiere Serafini in uscita. Partita dove il primo tempo dovevamo chiuderla con un margine di vantaggio superiore. È stato un peccato non poter aver concluso il primo tempo 3 o 4-1. E dopo chiaramente il secondo tempo avendo preso gol su calcio di rigore, quindi su episodi, è chiaro che dopo la tensione, la prima partita, la gara, il caldo, tutte componenti che hanno fatto perdere un po' la testa e le misure. Allora, Elvis, che nella conferenza di presentazione un po' della stagione ha detto quali sono un po' i suoi ideali di calcio, e sono belli da ascoltare, cioè il talento, la fantasia, vede insomma anche i giocatori che ha trovato all'inizio erano troppo esecutori, ha detto. Quindi ha una bella idea di calcio, poi ovviamente... Un'idea di calcio un po' più libera, sì. Insomma, per l'estro e la fantasia. Insomma, è giusto così anche a quell'età. Ha entusiasmo e soprattutto sta lavorando in una piazza che ama, quindi penso che per lui sia un trampolino di lancio ideale. Eh già, potrebbe essere proprio la città che di fatto l'ha lanciato, potrebbe essere la città che lo lancerà anche come... allenatore, una scelta di vita la sua, l'ha detto, insomma, ha detto una decisione che non è stata assolutamente ponderata. Vi ricordo mercoledì alle 21 l'altra nostra trasmissione che si chiama Mondo Amaranto, parleremo meglio della Berretti, delle giovani dell'Arezzo e d'Arezzo Calcio Femminile. Vogliamo vedere però adesso un attimo gli ultimi quadri, le ultime tabelle che sono del pro, o non si sa se è maschile o femminile, credo sia il pro Piacenza, ma non so se Riccardo è meglio informato di noi, no, sicuramente. No. Se parli della squadra è la propria scienza. La propria scienza, vabbè. Come la Gianna Erminio. La Gianna Erminio, eh sì, effettivamente, perché poi Erminio sarebbe maschile, sì. Però essendo squadra, la Gianna Erminio. Allora, qui vediamo, vabbè, i nomi li vedete anche dalla squadra di provenienza, l'abbiamo presi proprio dal sito. Tra l'altro nella campagna abbonamenti il testimonial è Fabrizio Bracconeri, che della famosa serie, della, famosa terza serie della terza C. E c'è anche Bazzoffia, forse nel quadro successivo, e Pugliese, sono i due ex, sì, della partita. È una gara che ieri c'è stato il successo con il rigore che ricordavi prima sul Ponte d'Era. È una squadra allenata da Fulvio Pea. Ha cambiato tre moduli nelle, sì, ultime tre partite. Esatto, quindi chissà come si presenterà. Quindi è una gara un po' indecifrabile, secondo me. Sì, certo. Può essere anche molto difficile, oppure no, non si può sapere. Dipende da noi, io penso che il nostro destino è nelle nostre però mani. Però l'ultima domanda, come ripartirà Sottili? Ecco, qui ci fanno vedere Daniele Bazzoffia, che viene appunto dal Ponte d'Era, e come la affronterà Sottili? Cioè ripresenterà il modulo iniziale? Ripresenterà la formazione dell'ultimo 30 minuti, sicuramente. Penso proprio che non ci siano problemi. Bene, io ringrazio Riccardo Bonelli, grazie di essere stato con noi, grazie a Matteo Marzotti, che tra poco, salutando anche più che altro non quelli che ci seguono adesso in diretta, ma chi ci segue dopo alle 21, tra poco c'è la tua trasmissione Zona Maratona, c'è a Vantaglio, quindi esatto, poi facciamo un collegamento, se vogliamo, tra noi e la trasmissione. Ci vediamo la prossima settimana.